È come se il mondo vivesse in apnea con un gigantesco peso sulle spalle che schiaccia tutti senza pietà. In un decennio la crisi economico-finanziaria ha spazzato via le certezze dei paesi piccoli e immiserito quelli più poveri. Il 2017 ha presentato segnali di ripresa, ma non di vero decollo. Economisti ed esperti si interrogano. La politica delle nazioni occidentali, specie in Europa, ha cercato soluzioni attraverso il rigore fiscale. Ora, si afferma nell'ultimo rapporto dell'UNCTAD, la conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo, è il momento di andare oltre l'austerità, verso un nuovo corso per l'economia globale. A spiegare il rapporto la scorsa settimana nella Sala Marconi della Radio Vaticana è stata fra gli altri un'esperta dell'UNCTAD, Stephanie Blackenburg, per la quale lo studio è in sostanza un'ambiziosa agenda politica alternativa, più inclusiva e attenta ai bisogni delle popolazioni. Abbiamo scelto questo titolo perché nel rapporto sul commercio e lo sviluppo di quest'anno sosteniamo che l'austerità abbia un impatto mondiale negativo e durevole sull'economia nei paesi in via di sviluppo, perché elimina molte opportunità di espansione, di crescita, di miglioramento delle condizioni di vita e che sia proprio ora di guardare oltre l'austerità. Pertanto riteniamo che l'idea che non vi sia alternativa non sia più accettabile e quello di cui abbiamo bisogno sia uno sforzo congiunto per applicare quello che definiamo un nuovo corso per l'economia mondiale. Ricco di dati, il rapporto dell'UNCTAD indica il numero di paesi danneggiati dall'austerità e mostra gli effetti dell'instabilità finanziaria, delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito. Un aspetto preso in esame è anche il ruolo giocato dalle nuove tecnologie, il modo in cui gli automatismi potrebbero interessare o meno i paesi in via di sviluppo. Il nostro argomento principale in linea di massima è affermare che queste questioni che riguardano il commercio oppure sono legate alla tecnologia non siano problemi fondamentali se consideriamo le ingiustizie, le disuguaglianze dell'economia mondiale. Ciò che è veramente importante è il grande aumento del potere di mercato nelle mani delle grandi imprese e dell'abuso sempre maggiore di posizioni di questo tipo. In termini di un aumento nella ricerca della rendita piuttosto che di un contributo produttivo delle grandi multinazionali in generale, sia che appartengano al settore finanziario o no. Al tavolo dei relatori anche l'arcivescovo Silvano Tomasi, che nella sua veste di osservatore dell'ONU di Ginevra ha ribadito la posizione della Santa Sede sul tema. Su questa strada ci troviamo in convergenza perché, per esempio, nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco parla con chiarezza sulla necessità che l'economia non escluda nessuno, ma diventi uno strumento di inclusione e di servizio alla persona umana e non che la persona umana sia esclusivamente al servizio dell'economia.